amici di TGM, sempre dal primo giorno di E3, qui fuori dal LA Convention Center. Davide ha visto Civ 6, lo dico così perché sennò poi mi impappino, quindi insomma lo dici te il titolo per esteso. E quindi cosa ne pensi? Vabbè, tu lo attendi insomma con particolare voglia e ansia questo titolo, come ti è sembrato? Allora Mario, intanto complimenti perché hai detto benissimo, benissimo Convention Center, mentre io ho dimenticato l'italiano nel frattempo. Civilization 6 di Firaxis, nuovo gioco del 4X strategico di Sid Meier. E arriva al sesto capitolo e dici, ma che fai al sesto capitolo? Intanto non l'ho provato, ma ho visto la presentazione che è partita in maniera, visto che sono tipo i 25 anni dall'inizio della saga, un questo bellissimo video che passava dai pixel che piacciono al Tassani fino alla grafica dei normodotati, insomma, voglio dire, è stato un bellissimo excursus sulla storia di una saga molto importante. È sempre Civilization, nel senso che non cambia il core del gioco, ebbene è... perché quando hanno provato a cambiare le cose, di solito Firaxis non ha mai brillato per robe fantastiche. Civilization resta Civilization, con in più una gestione molto più accurata delle città. Non cose che non potessi fare prima, perché comunque puoi andare a incidere sullo sviluppo della civiltà puntando su un aspetto piuttosto che un altro, però lo si fa andando a modificare la funzione della città. Quindi se io decido che la mia città, questa città nel mio impero ha bisogno, o nella mia democrazia, insomma nel mio sistema politico, ha bisogno di essere il faro per quanto riguarda la religione, posso costruire dei distretti dedicati alla religione. È un modo diverso di fare le cose e ruota attorno allo sviluppo della città, che cambiano esteticamente molto di più, che hanno un ruolo maggiore per quanto riguarda gli scambi commerciali. Ho visto qualcosa interessante sempre nella presentazione, che era un mega tutorial, riguardo anche la possibilità di attuare 4 politiche diverse. È una sorta di set di carte, puoi scegliere, una volta che le sblocchi puoi scegliere dove mettere quale carta. Bellissima l'interfaccia e mi è piaciuto tantissimo il modo in cui viene gestita la Fog of War, ovvero normalmente la mappa è una mappa disegnata su carta pergamena, quindi anche col colore giallino. Ecco, quella è la Fog of War. Quando ci passo con le unità si colora. È una roba meramente grafica. Quindi, ma è anche comunicato bene dal punto di vista tecnico? Sì, sembra comunicato bene. Poi mi rendo conto che in un trailer è facile comunicarlo bene. L'hanno fatto. Quello che mi aspetto è un Civilization molto, molto smooth, per dire all'inglese, molto fluido, molto organico. E questa comunque potrebbe essere una buona strada per riproporre uno schema di gioco che non penso sarà completamente diverso, non sarà praticamente uguale, insomma. Insomma, aspettiamo anche Civ 6 con buona fiducia, mi sembra, no? E per il momento anche qui potremo parlare nelle prossime settimane e mesi. E insomma, per il momento su Civ 6 è tutto, vi ringraziamo dell'attenzione. Ultima cosa. Chiudo io dicendo che esce il 21 ottobre e che Tassani deve prepararsi a recensirlo. Assolutamente sì. Ciao, allora, lo chiamiamo adesso, le notte. Ora lo chiamiamo che si prepari. Ok, ciao.